Il mio amico Aldo. C'era una volta un bambino che si chiamava Aldo, che aveva due fratelli. Uno, il più piccolo, si chiamava Aldo e l'altro Aldo. Questo bambino che si chiamava Aldo era un bravo bambino e giocava sempre con i suoi fratelli e con un suo amico che abitava al piano di sopra, un certo Aldo. Un giorno la mamma gli disse: Aldo, adesso che hai compiuto 6 anni, devi andare a scuola. Questa sera vai a letto presto che domani ti accompagno. Verrà con noi anche tuo cugino Aldo, che viene anche lui a scuola. Così la mattina dopo Aldo e suo cugino andarono a scuola. Sulla porta della scuola incontrarono un bambino, accompagnato dal suo papà, che andava anche lui a scuola. Il bambino, non il papà. Io mi chiamo Aldo, gli disse Aldo, che era un po' un chiacchierone. Anch'io mi chiamo Aldo, disse quel bambino, e anche mio papà si chiama Aldo. Quando furono entrati in classe, il maestro domandò il nome a tutti i bambini. Io mi chiamo Aldo, e lei, signor maestro? Domandò quell'impertinente di Aldo. Mi chiamo Aldo anch'io, disse il maestro. In quel mentre entrò il direttore che disse: Come si chiama questo bel bambino? Si chiama Aldo come me, disse il maestro. Oh, bella, fece il direttore, mi chiamo Aldo anch'io. A mezzogiorno la mamma venne a prendere Aldo a scuola e gli disse: Mi raccomando, stai composto a tavola, perché oggi c'è a colazione lo zio. Chi? Domandò Aldo tutto contento. Lo zio Aldo? No, disse la mamma, lo zio Giovanni. La storia che avete ascoltato è una storia fatta per scherzo, ma uno scherzo che è anche un po' vero e lo sa il mondo intero, che tutti si chiamino Aldo, qualcosa in fondo vuol dire che tutti i bambini sono tutti bravi bambini.